Buongiorno e bentrovati con questa edizione di mattino 6 di venerdì 11 ottobre 2019. Eh, rivedremo i fatti principali della giornata di domani con le pagine delle testate locali e nazionali, mh, oltre anche ai servizi realizzati dalla redazione del TG6. Subito con le prime pagine delle testate locali siamo sul centro edizione di Pescara. Vi dico subito che eh, però il titolo d'apertura sarà il medesimo per le quattro edizioni del centro, ovvero il femminicidio di Ness. L'ha uccisa perché voleva lasciarlo, il marito confessa ha pugnalato al cuore la donna di 32 anni e poi a Centro Pagina, assegnati i Chatte e i Delfini d'oro, ieri giornata di Sancetteo a eh, Pescara, Pescara ricorda e omaggia Pacilio Becci, Bosco e Del Villano. Di spalla per la eh, letteratura il Nobel va ad Anche, amico eh, dell'Abruzzo, in particolare perché in Abruzzo nel 1992 ha vinto il Flaiano a Pescara nel 2009 il Nord-Sud sempre a Pescara e nel 2016 eh, il premio Scanno Thomas Antke eh, premio Nobel alla letteratura al pari di Olga eh, Tokarczuk andiamo ora a vedere una serie di eh, richiami mm, sempre a Pescara condannato il vigile urbano assenteista due anni e mezzo di reclusione, uno in più di quanto richiesto dal PM, la pena inflitta dal giudice di Chieti a Pasquale Solari, il vigile urbano arrestato tre anni fa dalla Finanza per assenteismo e poi licenziato dal Comune. Sempre a Pescara, servizio eh, civile, altri sette giorni per candidarsi, c'è tempo fino al 17 ottobre per presentare domanda e candidarsi a essere un operatore volontario nei progetti di servizio civile. Il termine è slittato di una settimana, in provincia di Pescara a disposizione sono 109 i posti, per ogni giovane è prevista una somma di 439,50 euro, giovane dai 18 ai 28 anni. e poi ancora eh, Piano di lavori, fibra ottica, cantieri aperti a Montesilvano. Sotto la fotonotizia i due carabinieri accuse infondate a San Salvo, i sottoufficiari arrestati si difendono davanti al giudice e chiedono la libertà. Ieri gli interrogatori. All'Aquila. Regione Abruzzo, negozi nelle ex fabbriche, la legge incontra sei ostacoli. Si viaggia a 40 all'ora, a 14 scattano i sigilli in Abruzzo, tre viadotti nel mirino dei PM. Poi il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, il fu Andrea Pergolesi di Un posto al sole. L'attore Davide Devenuto uscirà dal cast il prossimo mese di gennaio, stufo di essere insomma, diventato anche nella vita reale il personaggio che interpreta nella SOP. Andiamo ora sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto del Centro. Siamo um, direttamente alla fotonotizia. Lanciano il gestore non riconsegna le chiavi, ha battuto l'ingresso. Il comune si riprende il mercato, ma dentro è solo devastazione. E poi i richiami per la politica. Chieti, una lista civica, lancia la sfida a Lega, Fratelli d'Italia e PD, parte la sfida ai partiti. Nasce a Chieti il Comitato Civico Teatino che lancia la sfida a Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e PD. PD e 5 Stelle, tra i fondatori c'è anche Giancarlo Zappacosta, dirigente della regione, eh, prossimo anno si voterà a, a Chieti per il eh, rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione appunto del eh, nuovo sindaco, eh, sempre a Chieti, pedofilia su internet, nei guai un anziano, un pensionato teatino di 72 anni accusato di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e divulgazione di mh, materiale pedopornografico avrebbe scambiato via Skype video e foto di bambini, ora è indagato insieme ad altre 33 persone da tutta Italia. E poi a Villa Santa Maria, cuochi in festa, eh, cucina e cocktail alla rassegna. E poi ancora andiamo sulla prossima edizione che è quella teramana del centro. Subito la foto notizia a tavolo tra Asl e Comune di Teramo. La notizia è questa: salta il project per costruire il nuovo ospedale, si ricomincia da capo. E ora mh, le, mh, i richiami di cronaca. Giulianova, eh, voto comunale. Il TAR ordina le verifiche. Il TAR ha emesso ieri l'ordinanza sul ricorso di Pietro Tribuiani, candidato sindaco del centro-destra delle comunali, per verificare eventuali irregolarità. Nei seggi il TAR ha disposto la verificazione di alcuni elementi di scrutinio e verbali. Ricordiamo la vittoria davvero di misura eh, dell'attuale sindaco Ivan Costantini sul eh, candidato sconfitto Pietro Tribuiani nell'ultimo ballottaggio. Eh, poi ancora a eh, Alba Adriatica in sei a processo per la sparatoria all'Hotel Atlante. In sei appunto vanno a processo il giudice per le udienze eh, preliminari ha rinviato a giudizio quattro albanesi e due italiani, tra cui l'ex gestore dell'Hotel. Le accuse vanno dal tentato omicidio alla rissa al favoreggiamento personale. E poi ancora a San Salvo i due carabinieri arrestati negano le accuse. Eh, ancora la cronaca eh, sotto la fotonotizia: gioielleria rapinata, titolare ferita, Roseto. Tre banditi a volto scoperto picchiano la donna di 71 anni e la colpiscono con il taser. Avanti, ancora, edizione aquilana del eh, centro, ecco la foto notizia: sostenibilità e resilienza. Zichichi, il padre dei laboratori del Gran Sasso, premiato all'Aquila. Eh, I richiami di cronaca: l'Aquila, sempre restituzione tasse, ecco chi può farcela, parlano i diretti interessati, dalle grandi aziende alle piccole imprese artigiane che devono restituire le tasse all'Europa per i. 2009, ecco chi crede di potercela fare e chi invece rischia il tracollo finanziario e la chiusura. e Poi ancora a ah, Sulmona, Economo nei guai, sequestro in comune, blitz della Guardia di Finanza, ieri mattina in comune per acquisire atti e documenti nell'ufficio dell'Economo. Armando Di Pietro arrestato giorni fa dopo essere stato sorpreso nel suo garage mentre un corriere romano gli consegnava un chilo e mezzo di cocaina e 14 chili di hashish. E poi ancora andiamo a vedere sotto la testata truffa del reddito di cittadinanza a Avezzano percepisce il sussidio ma il lavoro furbetto scoperto primo caso in provincia ora eh, il messaggero Abruzzo, dunque cambiamo testata ecco l'apertura, Micaela eh, voleva mh, lasciarmi, femminicidio di Nereto, la confessione del compagno che l'ha colpita con due coltellate, l'amica del cuore avevano appena comprato caso, casa, lei era felice lui era invece gelosissimo andiamo sotto la testata stata a Teramo la Asla, fonda il progetto dell'ospedale di Pianodaccio all'Aquila. Mappatura con i droni per prevenire il terremoto. E poi lo Sport Serie B. Il Pescara ha una marcia in più. Tre rimonte nel secondo tempo. Il tecnico pensa già alla partita con lo Spezia. Ci sarà il Play Palmiero. Drudi, il pilastro della difesa, la porta inviolata. Merito del gruppo. Andiamo di spalla: treni locali più puntuali in aumento, i passeggeri crescono di 20.000 utenti dall'inizio dell'anno ferrovie eh, soddisfatte. Poi la fotonotizia rugby che muore il mito infranto dei nero verdi il presidente Fir al capezzale eh, dell'Aquila e poi sempre in taglio medio banconote false ecco la verità dei carabinieri a San Salvi due militari ai domiciliari abbiamo sequestrato eh, tutti i soldi mh, ritrovati e poi ancora Ancarano eh, gioielliera neutralizzata con il taser eh, in eh, Taglio basso, l'arte, città della memoria di eh, Franco. Summa e eh, siamo ora sulla prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, che apre così: Project Ospedale, avanti il prossimo!. Respinta la proposta della Pizzarrotti di Costruzioni di Parma, ma il progetto è tutt'altro che archiviato. E poi sotto la testata i giudici incaricano il prefetto il TAR ordina la verifica del ballottaggio giuliese qui una foto del candidato sconfitto eh, all'ultimo ballottaggio Pietro Tribuiani eh, a Teramo in arrivo quattro tecnici per le pratiche del sisma commercio grandi marchi USA e svolta pet al Gran Sasso scendiamo a centro pagina eh, con il femminicidio di Nereto prime ammissioni assassino trasferito in carcere ero geloso e lei voleva lasciarla e poi ancora di spalla Roseto degli Abruzzi stordita col Teser e rapinata per 40.000 euro. gioielliera in gravi condizioni, sempre a Roseto rifiuti. Ehm, Roseto gioca d'anticipo sull'appalto AGIR e poi scendiamo in taglio basso, sindaci stufi dei disservizi della tua no alla soppressione di una corsa eh, verso la Valvomano e poi canzone d'autore Ivan Graziani tre conferenze in Francia dedicate al cantautore rock Teramano. Lasciamo le prime pagine ehm, locali, andiamo sulle nazionali, apriamo dunque questo segmento e partiamo con il Corriere eh, della Sera. Ecco qui eh, l'apertura, la, la minaccia. Erdogan, il ricatto, basta critiche, vi mando milioni di rifugiati. L'Italia, inaccettabile. Stoltenberg della Nato alla Turchia, in Siria, contenetevi, no a vittime civili. Di Maio mh, convoca. L'ambasciatore. Scendiamo in taglio medio con la foto notizia. l'Unione Europea boccia Goulart, schiaffo a Macron, salta la candidatura a commissario. L'Eliseo, vendetta politica, sempre in taglio medio: manovra, conti pubblici sì, eh, solo per tre voti, via al piano casa da un miliardo. Ecco la digital tax approvata per soli tre voti, la risoluzione sul documento che disegna la cornice della manovra e soprattutto il rinvio del pareggio di bilancio. Da gennaio arriva la web tax. Via libera al piano casa. La prima pagina di Repubblica che apre parlando di minaccia all'Europa. Erdogan, ricatto disumano. Il presidente eh, turco pronto a mh, rimandarvi, eh, rimandarvi. 3.600.000 profughi siriani e non parlate di invasione. Già 60.000 kurdi in fuga al confine. Testimonianze dal fronte. Jihadisti guidati da Ankara vogliono liberare i membri dell'ISIS prigionieri. Istanbul, retata nei giornali. Dell'opposizione. Scendiamo ancora, intervista a Di Maio. L'Europa non deve cedere. Salvini, nessun eh, rimpianto. E poi in taglio medio l'attentato in Germania a casa del nazista ero, eh, era solo e violento. La rabbia davanti alla sinagoga di Halle: la polizia non conosceva eh, nemmeno eh, l'indirizzo. Andiamo sulla prima pagina del Messaggero. Ecco l'apertura. Maxi taglio ai rimborsi dei 730. Decreto fiscale coinvolti 745.000 contribuenti con cartelle pendenti. Stretta sulle compensazioni, tassa sulle microvinci dei giochi. Piano casa, ecco bonus confermato. Scuola OK a 48.000 nuovi prof. Le parole dell'ex tecnico del Pescara Zdenek Zeman che parla di Roma e Lazio. Parola Zeman, la Roma senza totti e di nessuno, pallotta non c'è, la Lazio è lotito. Eh, scendiamo in taglio eh, medio sul messaggero Siria e scontro tra Erdogan e l'Unione Europea, posso mandarvi milioni di profughi a Attacco ai curdi, l'Italia convoca l'ambasciatore turco, migliaia gli sfollati. E poi ancora bus turistici a Roma, le multe non bastano. Invasione di Torpedoni, pullman in doppia fila, violato anche il centro da gennaio, in tutto 13.000 ingressi non autorizzati. Andiamo sulla prima pagina del mattino, il quotidiano. Napoletano che apre così tasse, eh, maxi taglio ai rimborsi. Nel 730 scatterà la compensazione automatica con le cartelle non pagate dal contribuente, imposta sulle mini vincite ai giochi, slitta. Lo sblocca cantieri, rottamazione per gli scooter. Poi sotto la testata gli azzurri vestiti di verde, la galleria degli orrori, delle maglie da calcio volute dal marketing. E poi per l'Ippica campioni si nasce il nipotino di Varenne pagato solo 1000 euro, trotterà al mondiale. La fotonotizia scendendo a centropagina, Turchia la minaccia dei profughi l'Italia convoca l'ambasciatore. Curdi eh, e allarme eh, sfollati, sono già decine di migliaia. Poi sempre in Italia medio la sala delle slot accanto all'ingresso della scuola media a Casoria, la rabbia dei genitori e un via vai di ragazzi. Il sindaco è vero, purtroppo manca un regolamento. Andiamo sulla prima pagina del Tempo. Ecco qui stop rimborsi, se hai debiti col fisco, Lo Stato non darà più soldi ai contribuenti che hanno cartelle di Equitalia, sì alla lotteria dello scontrino, favorito chi paga con la carta. Evasori pene fino a 8 anni. E poi il tempo di Osho a centropagina, sberla Macron, l'Unione Europea, boccia la sua commissaria. Eh, di spalla eh, Erdogan ricatta l'Europa: se interferite, vi mando milioni di eh, profughi. E poi ancora in taglio basso: giro di vite sui saldi e le edicole venderanno cibo. Dopo dieci anni, la Regione Lazio vara l'attesa rivoluzione imposta dal testo unico. Sul commercio. La prima pagina della stampa, ecco qui, eh, ingerenze russe, eh, patto, eh, Movimento 5 Stelle-Lega contro l'inchiesta di Bruxelles, esecutivo UE schiaffo a Macron, non passa Goulart, bocciata la Commissione dell'Europarlamento nella risoluzione citati Savoini e il Metropol e poi eh, di spalla sotto i raid turchi l'Isis festeggia, potremo eh, fuggire dalle prigioni eh, kurde. E poi Ancora in basso, leggiamo in Siria Erdogan, bombarda i nostri eh, valori. E poi mh, sempre in mh, taglio medio, eh, l'Italia scongela la web tax, incasserà 600 milioni l'anno. Guerra agli evasori con la confisca. Dei beni. Andiamo sulla prima pagina del eh, manifesto che apre così: le armi del eh, ricatto. Erdogan bombarda nel mucchio il nord della Siria e minaccia Bruxelles. Se mi ostacola, spedisco 3,6 milioni di profughi in Europa. Migliaia di civili kurdi in fuga, ignorato l'appello ONU dal eh, Rovaia. Resisteremo. E poi ancora in taglio medio: decreto Green. Il clima può attendere, varato il bonus, rottamazione per auto e moto in Inquinanti slitta il taglio dei mh, sussidi fossili. <coughs> Andiamo sulla prima pagina eh, di eh, Libero. La politica contro i cittadini: lo Stato ci uccide con il fisco, ma assume 60.000 eh, dipendenti. L'Italia. Ha promesso all'Europa di recuperare 7 miliardi di evasione e così scatena una guerra ai contribuenti trattati come mafiosi. Il denaro lo mh, utilizzerà per stipendiare altri statali. E poi la foto notizia con eh, Chef Rubio ama i clandestini e odia noi, lo Chef si frigge il cervello. E poi un durissimo ehm, editoriale di Vittorio Feltri, Erdogan è un mascalzone e i tedeschi fanno schifo, la eh, crisi in Siria il razzismo in Germania. Eh, proseguiamo con la prima pagina del Fatto Quotidiano che apre così eh, la bozza di buona fede eh, Manette eh, a chi eh, evade eh, più di 50.000 euro. Il il ministro 5 Stelle lavora a soglie di impunità più basse, pene più alte e confische più rapide anche alle aziende. E poi... Andiamo sotto la testata. Turchia Erdogan ricatta l'Unione Europea. Duri Conte e Di Maio, SPD eh, 5 Stelle. Il presidente turco eh, bombarda i curdi e provoca già 60.000 eh, profughi. Poi minaccia. Se parlate di aggressione, lascia andare 3,6 milioni di rifugiati. L'Unione Europea si appella all'ONU, oggi la Nato ad Ankara. E poi Russia Gate. Trump ha cerchiato, presi eh, due soci di Rudy, Donald e i guai del fido eh, Giuliani, due uomini dell'avvocato del presidente USA accusati di finanziamenti illeciti, arrestati mentre fuggivano a Vienna. Lo stesso Giuliani è accusato di aver utilizzato lo studio ovale per interessi privati. Andiamo sulla prima pagina della verità. Ehm, L'accusa dell'indagine sul traffico di influenze illecite per i PM. Babbo Renzi usava eh, per i suoi affari un cellulare intestato a un, ex, eh, un extracomunitario nella villa di Tiziano, sei telefonini e tre schede, una è bosniaca in passato il papà di Matteo avrebbe utilizzato eh, quella di un nigeriano per fare lobbying con un altro indagato al centro dell'inchiesta i rapporti con uomini dem fino, fin dal 2015 con il figlio a Palazzo Chigi e se lunga Conad Coop Repubblica pagamenti milionari eh, senza contratti alle sue aziende e poi la fotonotizia ma quali flussi inevitabili i profughi sono un'arma Erdogan eh, tor torna a mh, ricattarci in taglio medio il primo sì alla manovra Passa per soli tre voti, allarme giallo rosso la Camera, maggioranza appesa un filo sulla Nadef al Senato. Sarà peggio. La prima pagina del secolo.it eh, salta la giustizia tra ergastolo ostativo finito e prescrizione eterna si cancella il diritto, PD e 5 Stelle dormono e poi eh, i eh, richiami in taglio eh, basso sulla prima del secolo, Fratelli d'Italia per il presidenzialismo sarà in ogni piazza eh, d'Italia, PD in difficoltà in Umbria se la prende con i, i giornali e poi ecco il vero Russia Gate può eh, travolgere. Conte. La prima pagina del sole 24 ore: lotta all'evasione. Nel decreto mancano 3,5 miliardi su 7. Eh, la bozza del DL prevede 1,4 miliardi dal giro di vite su accise e carburanti. Piano casa da un miliardo per edilizia residenziale e rigenerazione urbana. Via al DL ambiente: bonus per chi rottama auto e moto e compra bici e tessere bus. E poi ancora sul fronte occupazione in 180.000 per un lavoro alla S Lunga supermarket frontiera del posto fisso poi in eh, taglio medio web tax in manovra dal 1 gennaio imposta senza rate e decreti attuativi e poi il Parlamento UE boccia la Goulart l'ira di Macron ora spiegatemi chiudiamo con l'avvenire che apre così le bombe del sultano, prosegue l'invasione turca in Siria, curdi in fuga. Erdogan, nessuna critica, o vi manderò i profughi in Europa. L'Italia protesta e convoca l'ambasciatore: sarebbero centinaia i morti e sessantamila gli sfollati. Anche i cristiani temono una persecuzione in taglio medio decreto clima si parte piano sul, sulle fonti fossili è già un rinvio costa e di maio stanziati 450 milioni primo atto del green new deal eh, critiche da verdi e confindustria e poi in taglio medio ebrei nel mirino la germania sotto shock giorno di vergogna il terrorista voleva la strage in sinagoga assalto pianificato ci fermiamo qui con le prime pagine del le testate eh, nazionali, eh, ora possiamo tornare alle locali, eh, andiamo sul centro a pagina 2, eh, ecco qui ehm, a 14 scattati i sequestri su tre eh, viadotti da Silvi verso nord carreggiate di mezzate su ordine della Procura di Avellino, i sigilli dureranno mesi causando eh, code, autostrada eh, nel mirino dei eh, PM e poi ancora eh, in taglio medio a 24 e eh, a 25 la stangata da evitare, aumento pedaggi. Il ministro convoca i sindaci per lunedì 21. In taglio basso, ferrovie 20.000 viaggiatori in più nel 2019. Trenitalia rende noti i numeri del trasporto su ferro in Abruzzo, in attesa dell'arrivo dei rock e pop. Andiamo avanti, e siamo alla vicenda del femminicidio di eh, Nereto. Il marito, sì, l'ho uccisa, lei voleva lasciarmi. La confessione eh, nella notte ha pugnalato al cuore eh, la moglie di eh, 32 anni. E poi ancora. Commissione Femminicidio, appello a Conte, troppe vittime, adesso serve una eh, svolta. E poi un'altra testimonianza in basso, ovvero il papà di Melania Rea, eh, Gennaro, che eh, dice, Michela, eh, come mia figlia eh, Melania, continuano ad uccidere perché non c'è certezza eh, della pena, il dolore e le accuse, non c'è mai giustizia per le vittime e i loro eh, familiari. Eh, proseguiamo e siamo sulla eh, pagina eh, Abruzzo eh, negozi nelle fabbriche subito sei ostacoli dopo il rinvio della commissione spunto un dossier dell'Arap che smonta i sette articoli della norma mh, proposta da Sospiri fronte del no agguerrito, anche il PD si prepara alla battaglia Paolucci arriva in aula con un carrello pieno zeppo di emendamenti oltre eh, 2000 le modifiche e poi in taglio medio leggiamo Marcozzi in Abruzzo Resta il super ticket, un braccio di ferro tra il Movimento 5 Stelle e l'assessore Veri che replica. Abbiamo già presentato la richiesta a giugno, vediamo il servizio del TG6. La Regione Abruzzo ha inspiegabilmente rinunciato ad oltre un milione di euro già stanziato dal governo nazionale da investire nella nostra sanità. Una somma questa che sarebbe stata destinata alla copertura della spesa per il super ticket, il pagamento della quota di 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Si tratta dell'ennesima occasione sprecata dal centrodestra per far risparmiare soldi agli abruzzesi. Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Sara Marcozzi, che questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Pescara ha illustrato nel dettaglio la vicenda. Eh, lo chiederò al Presidente Marsiglio con l'interpellanza che depositerò, nella quale chiedo per quale motivo 1.183.000. Euro non sono stati destinati all'abolizione del super ticket, sono stati stanziati dall'ex ministro Grillo. Regione Abruzzo ha avuto il tempo eh, di provvedere con l'approvazione di una delibera di giunta per incidere direttamente sulle tasche dei cittadini abruzzesi. Questa, di questa delibera ancora non c'è traccia. Molto probabilmente questi soldi andranno persi. Io non so dire se per incompetenza, incuria o trascuratezza o dimenticanza dell'assessore. Una giunta assennata avrebbe Dovuto fare uno studio, una sorta di censimento per censire le categorie più vulnerabili della popolazione e indirizzare eh, questi soldi sulle persone che hanno più bisogno. Evidentemente, quello che si può fare con il tempo che è rimasto fino al 31-12-2019. Per loro, che non lo hanno fatto prima, l'unica cosa che si può fare è un taglio lineare e quindi avvantaggiare di questo sconto, diciamo così, o dell'abolizione di questa eh, super tassa, super ticket, di 10 euro sia le categorie più abbienti e sia quelle meno abbienti, non so se sia giusto. Pagine di Pescara sul centro, due anni e mezzo all'ex vigile assenteista eh, Solari, condannato per truffa e falso dopo l'arresto e il licenziamento. La Corte dei Conti gli ha imposto di risarcire il comune. Poi, in eh, taglio medio, cade dalla bicicletta e finisce in ospedale. La 78enne potrebbe essere stata investita da un ciclomotore mentre percorreva via Leopoldo Muzzi. E ora eh, pagina 12, ieri appunto la festa di Sancetteo ed ecco mh, la eh, celebrazione in consiglio comunale, la consegna dei ciatte eh, d'oro da Ruffini a Don Palmerino. Ecco chi ha onorato eh, Pescara. Riconoscimenti anche per Basel, Barbi, Mauro, Marinelli, eh, Cetrullo e Consoli. Il sindaco Carlo Masci dice: essere pescaresi è una vocazione per queste persone che raccontano la storia della città, proviamo un sentimento di affetto e riconoscenza. Il ciatte d'oro viene consegnato ai pescaresi di nascita. I delfini d'oro sono riservati a coloro che sono nati altrove ma che hanno scelto di vivere e lavorare a pescara. E poi ancora eh, i premi alla eh, memoria, eh, la città omaggia Bosco, Becci, Paciglio e eh, Del Villano. Andiamo avanti, vista, eh, udito e eh, diabete, visite gratuite domani in eh, piazza Salotto, in città la carovana della salute, consulenze nutrizionali e conferenze sui tumori con Cianchetti e eh, Lombardo. Pagine di Montesilvano, i lavori in città, fibra ottica e veloce anche il cantiere. Dopo Cosumberto, avviata la posa dei cavi in via Vestina. Entro l'estate 2020 saranno 17.000 le unità immobiliari servite. L'assessore Pompei assicura lavori a costo zero per la collettività, inoltre l'azienda si farà carico dei lavori di ripristino della segnalettica orizzontale e dell'asfalto. Poi in taglio medio, museo del treno, estate con 600 visitatori, lo spazio richiama turisti e studenti. L'ACAF presenta al sindaco del progetto TECA e il convoglio storico. Avanti ancora, siamo sempre in provincia di Pescara, a Spoltore, il nuovo piano regolatore di Spoltore sarà fatto con l'Università di Lorito, firma le convenzioni con i dipartimenti di scienze giuridiche e architettura, tecnici comunali e docenti lavoreranno insieme, protagonisti del nostro futuro. E poi ancora a eh, Francavilla al mare variante meno incidenti con i controlli anti velocità eh, da lunedì la polizia locale riprenderà a utilizzare lo speed scout dei veicoli che attraversano gallerie e rampe d'accesso diminuite anche eh, le multe. Avanti ancora, eh, siamo mh, in Val Pescara, a Manopello, la nuova sede degli alpini nell'area di Parco Arabona. Il consiglio delibera l'acquisto del terreno dove il gruppo realizzerà l'edificio a proprie spese e svolgono una lodevole e insostituibile attività mh, sociale. E ora le pagine di eh, Chieti, eh, come detto a Chieti eh, si andrà al voto ehm, il prossimo anno. Eh, iniziano i eh, preparativi, ecco, meno otto mesi al voto. Ecco... La lista civica che sfida Lega, Fratelli d'Italia e PD, Zappacosta eh, lancia il Comitato Civico Teatino: siamo per il bene della città, bocciata l'amministrazione di Primio, noi in campo per risollevare eh, Chieti. Appunto tra i partecipanti eh, di questa um, tra gli aderenti a questa lista appunto il dirigente della regione Giancarlo Zappacosta che è uno dei eh, fondatori, tra i promotori anche l'ex cancelliera eh, Marina Orsini, sostiene il gruppo anche l'ex direttore della provincia Rodolfo Rispoli, eh, poi si schiera anche il giornalista di Chi l'ha visto, Fabrizio eh, Franceschelli. Eh, in eh, basso, allenatore eh, pedofilo, caso in corte d'appello dopo la condanna a 12 anni in primo grado Furgiuele eh, presenta eh, ricorso, udienza all'Aquila il 25 di eh, ottobre. E poi ancora uh, a San Salvo tra inchiesta e riconoscimenti i, carabinieri, i due carabinieri al giudice, noi estranei alle accuse interrogati all'Aquila, il comandante della stazione e il maresciallo finiti ai domiciliari, i mh, difensori hanno fornito una lettura diversa delle intercettazioni che li incastrano. E poi, di spalla, sempre a San Salvo, cerimonia in municipio, polizia, finanza e arma da ieri sono cittadini eh, onorari. Andiamo avanti e siamo sulle eh, pagine di eh, Teramo del centro: rapina in gioielleria, ferita la eh, titolare. Tre eh, banditi in azione: presa di mira l'oreficeria Angarano, la proprietaria, 71enne, picchiata e colpita con un taser, eh, bottino di 40.000 euro. In eh, taglio medio: il TAR ordina di verificare lo scrutinio a Giulianova, la Prefettura è incaricata di procedere a una serie di controlli sui verbali delle elezioni. Proseguiamo sempre in provincia di Teramo. Siamo a Silvi, villaggio del fanciullo, il comune vuole trasformarlo in un parco. Il ehm, sindaco Scordella punta il dito contro la soprintendenza che continua a bocciare ogni iniziativa in minaccia. Via al progetto, o restitua, restituiamo l'area al eh, De Maio. A breve, una conferenza di eh, servizi. E andiamo a chiudere con le pagine. Dell'Aquila, qui siamo però ad Avezzano con il primo caso in eh, provincia a eh, lavoro e reddito di cittadinanza. La finanza smaschera un eh, furbetto. Un cinquantenne per tre mesi percepisce il sussidio statale, ma dimentica di dichiarare dei rimborsi spese. Il GIP dispone il sequestro della somma, il controllo scattato in una struttura sportiva eh, della eh, Marsica. La documentazione acquisita negli uffici Inps ha confermato quanto dichiarato. Dall'uomo, rischia fino a sei anni di reclusione. Oltre alla restituzione degli importi eh, erogati, e poi in taglio basso a Sulmona, economo arrestato: sequestri in comune. Il blitz della eh, finanza nell'ufficio di Di Pietro: portato via il computer alla ricerca di piste utili. E poi ancora. Eh, Alex Ompi, eh, lutto nel mondo eh, dell'impresa, eh, è morta a 75 anni la stilista eh, bellicoso Graziella, moglie di Adriano e mamma di Pierluca e Alessandra, con la camiceria ha vestito eh, generazioni di abruzzesi. Ci fermiamo qui con le pagine del eh, centro, finisce qui la prima parte di mattino 6, spazio ora alle previsioni del tempo, alla pubblicità e poi quando riprenderemo leggeremo le pagine del messaggero La città lo sport e anche tanti altri servizi. Di nuovo, buongiorno. La seconda parte eh, di mattino 6, eh, riprende con il Messaggero Abruzzo. Ecco qui eh, la eh, norma che eh, divide il eh, recupero degli opifici. Scontro in commissione. Legnini a eh, sospiri, eh, ritira la proposta, replica il vetriolo. Non ci penso, bocciala il presidente Arap Savini. Serve più tempo da Paolucci. Una eh, valanga di eh, emendamenti. Ecco qui il carrello con eh, i 2000 eh, emendamenti. Eh, presentati appunto eh, da eh, Silvio Paolucci, perplessità dai comuni di Vasto e Teramo, però ci sono maxi interventi già eh, finanziati eh, in eh, taglio basso, radioterapia chieti al top. Ma mancano i macchinari. Il primario genovesi abbiamo una richiesta di 1300 prestazioni. Eh, riusciamo ad evaderne 750. Super ticket: l'Abruzzo rischia di perdere quasi 2 milioni. Sara Marcozzi dei 5 Stelle bisogna liberare entro il 31 dicembre probabilmente non c'è più tempo. Eh, proseguiamo e siamo sulle pagine di eh, Pescara orgoglio e vocazione, i grandi di Pescara, Ciattè e Delfini d'oro. Eh, Riconoscono l'impegno, i risultati e amore per la città, sono state 12 le personalità scelte quest'anno, uomini e donne eh, decisivi per il presidente del Consiglio Antonelli per il progresso e il benessere della eh, comunità il giorno della festa del patrono San Cetteo in comune, la consegna dei eh, riconoscimenti ai eh, cittadini mh, esemplari. Poi ancora mh, leggiamo in basso eh, l'economista Pino Mauro, guardare al futuro con fiducia, i segnali di crisi indicano eh, assestamenti di eh, fase. Poi emozione della figlia Arianna per il premio alla memoria di Daniele Becci eh, ricordato in sala da eh, tanti amici. Vediamo il servizio del eh, Tg6. Nel giorno di Sancetteo, festa del santo patrono di Pescara, si è tenuta questa mattina a Palazzo di Città la cerimonia solenne per il conferimento delle benemerenze civiche dei Ciattedoro e dei Delfini d'Oro. Premiati dall'amministrazione comunale con il Delfino d'Oro Giulia Base, l'artista teatrale, Agostino Consoli, medico e docente universitario, Giuseppe Mauro, economista e docente universitario, Remo Ruffini, fisico e anche lui docente dell'università. Ciattedoro alla memoria sono stati invece attribuiti a Daniele Becci, presidente. Della Camera di Commercio Pescara Chieti, Gabriella Bosco, prima donna sindaco di Pescara, Valfrido Del Villano, docente e preside del CEO Scientifico Da Vinci, e Pasquale Pacilio, giornalista e direttore di Rete 8. I chatte d'oro sono andati ad Ezio Barbi, maresciallo dell'Aeronautica Militare, Enea Cetrullo, artista, Don Palmerino Di Sciascio, sacerdote per 56 anni, e Vincenzo Marinelli, imprenditore e dirigente sportivo, oltre che presidente onorario del Pescara Calcio. È una giornata che mette insieme fede, tradizione e merito, perché oggi noi premiamo coloro che si sono distinti nella nostra città, eh, ci sono anche persone che vengono premiate alla memoria, sono qui per ricordare che eh, sono nati a Pescara o sono vissuti a Pescara, perché noi premiamo sia coloro che sono nati a Pescara che quelli che sono vissuti a Pescara e che hanno fatto della pescaresità un simbolo permettendo alla nostra città di diventare quella che è diventata. Ho dedicato gran parte dei miei studi alla conoscenza dell'economia regionale e in questo contesto ovviamente anche di Pescara e ho cercato di rappresentarla diciamo, nel migliore dei modi senza ovviamente cedere in entusiasmi ma neanche senza, senza, senza cadute depressive diciamo, in una maniera equilibrata perché io ritengo che questa città sia una città eh, di grandi potenzialità, non a caso in passato era definita la città eh, senza rughe, che è un'espressione bellissima. Per dire della vitalità che Pescara mantiene in tutti questi anni e mi auguro anche per il futuro. Raggiungere certi, certi riconoscimenti con l'arte significa, che, perché l'artista lavora sempre notte e giorno, pensa al suo ideale. Quando qualcuno eh, lo saluta, lo premia, eh, va vale all'esterno. Quindi è una conferma che lavoriamo bene e dobbiamo lavorare ancora meglio. Il mare cominciò dal Museo Ittico mare che muore e per tanti anni ho dipinto quella storia. E poi l'ultima mostra, Giulia racconta che il Comune Pescara fece a Laurum una grande mostra e una grande prospettiva. Devo dire che Pescara il Comune, la città, tutta l'Abruzzo, ma sta facendo passi da gigante anche con l'arte. Sempre sulle pagine di Pescara, l'artista urbano a Pescara Abruzzo in mostra le opere di Franco Summa, la fondazione ripropone i lavori del 1986 sul paesaggio, pubblicati all'epoca con testi di Argan. Andiamo avanti, isole eh, pedonali a tempo e piste ciclabili nelle strade delle scuole, eh, doppia richiesta del FIAB per rendere sicuro il eh, transito dei bimbi, è rilanciato il progetto dimenticato per via eh, Gioberti, il caso dei piccoli travolti da un SUV rende urgenti le misure previste dal nuovo codice, appello a eh, Mascia. E poi ancora in taglio basso, abbattimento concluso, Alessandrini rivendica, basta scippi, merito è mio, l'ex sindaco ricorre. Alla favola dei due nipoti e della spesa per la nonna. A me eh, niente eh, caramella. Eh, proseguiamo, eh, siamo eh, sempre a Pescara. Eh, Timbra eh, va a pesca a vigile condannato, due anni e mezzo, all'ex maresciallo Pasquale Solari, nel frattempo licenziato, allo sottufficiale eh, contestata anche la recidiva, decisive le riprese della Guardia di eh, Finanze. Poi ancora botte ai poliziotti, panico in questura. Un napoletano fermato dopo una lite in un albergo si scatena contro. Agenti e pubblico. E poi ancora a Montesilvano Costantino e Claudio, da ieri coppia anche per la legge, 48 anni pescare. lui, 68 il compagno di Montesilvano, in comune il rito con l'ufficiale dello Stato civile: conviviamo da sette anni, questo è solo un passo per legalizzare la nostra storia, hanno detto. Proseguiamo e siamo sulle pagine dell'Aquila. Un drone monitorerà il terreno in occasione di scosse che è il protocollo per nuovi servizi digitali che farà parte del database Open Data l'accordo eh, riguarda anche altri campi in vista della creazione della città smart, è stata sottoscritta un'intesa tra Comune e, e Gran Sasso Science Institute e poi di Spalla eh, evento con eh, Travaglio eh, il sindaco Biondi dice conta la eh, qualità in taglio basso a Ocre, Villa Abusiva ha condannato il sindaco abuso eh, edilizio falso e truffa, un anno e mezzo di reclusione per Fausto Fragassi e eh, Gualtieri. Andiamo avanti, Gavazzi al eh, capezzale eh, Nero Verde, il presidente della FIR, Federazione Italiana Rugby, ieri eh, nella sede del CONI sono molto dispiaciuto per la crisi della palla eh, ovale in una città come questa. L'ex Gloria eh, Sandro Bottacchiari è una grande tragedia, solidarietà anche dal DG dell'Aquila Calcio 1927, Paolo eh, Ianni. E qui siamo nella Marsica da Vezzano, interessante la sfida al mercato cinese sulla El Foundry. Un documento del PD analizza le ultime vicende che riguardano la cessione dell'impresa marsicana. Clamorosa la nuova prospettiva, a vendere prodotti pronti proprio sul difficile e ormai saturo mercato orientale. Secondo i Democrat non tutto è negativo, ma c'è da attendere. E siamo ora alle pagine di eh, Chieti, Cop Service eh, e Imprese eh, locali. Torna il project per l'ospedale. L'intervento da 35 milioni di euro prevede il recupero sismico e nessuna demolizione. All'attenzione di Shell, anche la proposta di Maltauro. In molti attendono la mh, decisione. In arrivo alla ASL, il eh, progetto che non, vie, che non venne neppure esaminato. E poi mh, di spalla gli artisti. Internazionali al primo di Chieti Scalo, all'auditorium di Palazzo De Maio, verrà eh, presentato il documentario eh, Gabriele D'Annunzio e i eh, trabocchi. In basso a Chieti, sem sempre in vista delle elezioni, De Abruzzo strappa eh, primi terra ai 5 Stelle, il fondatore Marco Tullio, il nostro laboratorio di idee aperto a eh, tutti. e Poi per la cronaca, operazione all'alba a caccia di eh, irregolari, la polizia municipale scova decine di senegalesi in quattro appartamenti. Poi ancora la vicenda dei carabinieri arrestati a San Salvo, non abbiamo preso nessuna eh, banconota, i due carabinieri arrestati il 4 ottobre scorso hanno risposto alle domande del GIP del Tribunale Aquiliano Guendalina Buccella, i soldi eh, che il pregiudicato aveva con sé sono stati sequestrati, altri non esistevano come si evince dal verbale eh, redatto. I eh, legali hanno chiesto eh, la revoca della misura cautelare, mentre per lunedì è stata fissata la data del eh, riesame. E poi ancora, mh, pure gli angeli possono cadere, siamo uomini, ricordiamolo: eh, il comandante della legione mh, Carlo Cerrina ha ricevuto la citt cittadinanza onoraria a San Salvo. Ma vediamo il servizio relativo agli interrogatori dei due carabinieri. Quasi due ore di interrogatorio per ognuno. Ci sono stati oggi, dinanzi al e dell'Aquila Guendalina Buccella, gli interrogatori di garanzia dei due carabinieri di San Salvo finiti ai domiciliari, accusati dal PM Roberta D'Avolio di peculato per aver omesso il sequestro di 1.490 euro di soldi contraffatti e solo ad uno di divulgazione di segreto istruttorio, accesso abusivo al sistema informatico investigativo e detenzione illegale di munizioni da guerra. Gli avvocati sono Alessandro Orlando e Fiorenzo Ceri, difendono rispettivamente i marescialli Antonello Carnevale e Giuseppe Mancino. Lunedì, intanto, ci sarà il riesame. I due legali hanno annunciato che depositeranno ampia documentazione a discolpa dei carabinieri per dimostrare l'infondatezza delle accuse. Abbiamo cercato di chiarire punto per punto i rimproveri che il Pubblico Ministero ci ha, ci ha formulato eh, nella richiesta custodiale e ha risposto il maresciallo punto sul punto dando la sua eh, effettiva versione dei fatti. Abbiamo avanzato istanza di scarcerazione, di revoca della misura e, e aspettiamo adesso la decisione serenamente del GIP e rinviamo poi tutto a lunedì dove si discuterà il riesame dell'intera vicenda davanti al Tribunale della Libertà. Sì, anche noi depositeremo ampia documentazione che tenderà a dimostrare l'assoluta la, quantomeno buona fede con la quale il maresciallo ha operato. L'inchiesta è una costola più ampia di una della DDA dell'Aquila ed è incentrata sulla condotta dei due carabinieri della stazione di San Salvo, indagati per reati vari. Nell'ordinanza si apprende che a uno dei due militari viene contestato il fatto di aver ricevuto e trattenuto delle banconote false, da usare come provino nell'ambito di un'indagine nei confronti di un pregiudicato del luogo e al suo collega di aver utilizzato il sistema informatico investigativo delle forze di polizia su richiesta di due amici per controllare la targa di un'auto e per l'accesso alla banca dati. Il sostituto procuratore Roberta Davoglio contesta inoltre che uno dei due avrebbe rivelato a un avvocato il contenuto di alcune intercettazioni relative a un procedimento penale in corso. La Procura della Repubblica di Vasto, oltre a detenere legalmente munizioni da guerra occultate nelle pertinenze della propria abitazione. Le pagine di Teramo sul messaggero Abruzzo, nuovo ospedale, la ASL eh, Boccia, il eh, progetto di pianodaccio. daccio. Per il eh, presidio esiste già una linea di finanziamento di oltre 80 milioni, secondo l'azienda sanitaria il project presentato da mh, Pizzarrotti. È incompleto, si allontana ancora la possibilità di avere il policlinico in tempi brevi, probabilmente bisognerà eh, ricominciare eh, da capo. Andiamo avanti, eh, siamo al femminicidio di Nereto. Michaela, eh, ho capito subito il eh, dramma, mm, parla eh, Diana Mariani, la sua datrice di lavoro. Era una donna ed una madre doc, mi ha ehm, chiamato la mattina e poi il silenzio. Ho mollato tutti gli impegni di lavoro perché non era andata a riprendere la figlia in classe. Un'amica mi eh, chiamava eh, mamma minacce social al compagno solidarietà del collettivo antiviolenza Pezzo Pane e eh, Sabatino. E poi ancora eh, di spalla sempre ehm, sulla costa Giulia Nova, colpo di scena dissequestrato Palazzo eh, Gavioli sul eh, Lungomare. Lasciamo Uh, il messaggero, andiamo a vedere le pagine della città, uh, siamo a pagina 3, uh, gli abruzzesi uh, scoprono le, uh, comodità, la comodità del treno, 20.000 viaggiatori in più lungo le linee regionali durante i primi nove mesi dell'anno, uh, i risultati uh, in aumento anche per la pulizia, uh, all'84,5%. Pardona, all'88,4% più 1,3%, puntualità 76,6% più 2,6% e permanenza a bordo al 91,6%. Eh, e poi ancora, femminicidio di eh, Nereto, mh, ero geloso e lei eh, mi voleva lasciare durante la notte la prima missione di copevolezza del camionista per l'omicidio della eh, compagna. Christian avrebbe intercettato l'SMS di un altro uomo sul cellulare di Michaela, indagini in corso sulla presunta premeditazione. E poi ancora, sul fronte autopsia, l'anatomo patologo chiarirà la natura delle due coltellate, di cui una al cuore, mh, inferte eh, dall'assassino. E poi in basso leggiamo eh, «Lutto eh, cittadino per i funerali di Micaela, il sindaco di Nereto assicura massima tutela per la bambina». Eh, proseguiamo, avanti il eh, prossimo per il project ospedale. Respinta la proposta presentata dalla Pizzarrotti di Parma, ma il progetto è, è tutt'altro che abbandonato. Ieri il eh, manager della ASL, Maurizio eh, Di Giosia, mh, è stato sentito in commissione sanità al comune di eh, Teramo. Eh, pagina 9, al Gran Sasso arrivano i grandi marchi USA, due nuove aperture nel settore abbigliamento, al posto del bricolage aprirà un negozio per cani e gatti. Eh, pagina 10, eh, l'Interamnia eh, sbarca a Cipro Nord, Montauti in visita alla Federazione eh, Turco-Cipriota, non ancora riconosciuta. Pagina eh, 13: Caos Trasporti, eh, protesta dei sindaci contro i disservizi Tua, Cermignano, Penna e Cellino, criticano la decisione di sopprimere eh, la corsa delle 16 per Valvomano. I primi eh, cittadini eh, chiedono un intervento alla regione per i territori ancora alle prese con il post-sisma e lo spopolamento. Mm, qui. Vediamo i tre sindaci eh, Febo Di Berardo, Severino Serrani e eh, Giuseppe eh, Del Papa. Eh, la scuola di Isola, eh, siamo a pagina 14, Muffa solo nel ripostiglio mai utilizzato. Di Giancamillo chiarisce il caso sollevato da Crescita Comune, colpa di una perdita di acqua. La struttura è eh, sicura. Di Giancamillo rispedisce le critiche al mittente accusando Crescita Comune di rallentare la realizzazione delle opere pubbliche. Eh, il caso. Eh, Sarebbe stato ingigantito, falsa propaganda contro la nostra amministrazione, un piccolo danno al quale abbiamo provveduto. E poi ancora, pagina 15, in Val Vibrata, Santomero, Santa Maria a Vico, torna all'antico splendore, ha giudicato l'intervento da 326 mila euro per il recupero del complesso monumentale di Santomero. Le parole del sindaco Andrea Luzzi, la riqualificazione del complesso rappresenta anche un volano per l'attività turistica. A Giulianova elezioni il TAR ordina la verifica del voto prima di decidere nel merito è messa una ordinanza sul ricorso di Tribuiani, incarico affidato al eh, prefetto. E poi ancora a Roseto um, Gioielliera stordita col Teser e rapinata, l'anziana titolare di Angarano ricoverata in gravi mh, condizioni. In quattro sono entrati in azione portando via un bottino di circa eh, 40.000 euro. E poi ancora, sempre a Roseto, Roseto eh, gioca eh, d'anticipo sulla gara per i rifiuti. L'amministrazione scrive all'Agir per sollecitare le eh, iniziative che porteranno eh, all'affidamento eh, del eh, 2020. E, mh, andiamo ora ad aprire la parentesi dello eh, sport. La mh, prima di eh, Viero, grande emozione, si parla chiaramente di Teramo Calcio. Il giovane centrocampista per la prima volta schierato dall'inizio, so che posso fare meglio. Cristini, poi qui siamo sul fronte, probabile formazione di eh, Potenza. Cristini si sottoporrà ad esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio che l'ha costretto ad uscire anzitempo nella gara contro la Sicula di mercoledì. Soprano, ancora lontano dal recupero totale, sarà difesa a 3 o a 4. Noi intanto ascoltiamo proprio le eh, parole del giovane Viero. Eh, non, è, non è stato facile perché il carico di emozioni era alto, perché giocare in casa da titolare una partita così importante è stata tosta, però mh, appena sono entrato in campo poi è passato tutto e ho pensato solo a giocare. Possiamo dire una vittoria liberatoria? Assolutamente sì, ne avevamo bisogno. Adesso penso che cominci il nostro vero campionato e dobbiamo continuare a lottare come oggi e provare a vincere tutte le partite. Questo ci darà grande fiducia anche a livello difensivo, nella fase difensiva perché non prendere gol è sempre molto importante per una squadra e oggi penso che abbiamo avuto anche pochi rischi, senza proprio, non abbiamo rischiato quasi nulla. Il ha sicuramente ha ragione perché è stato lui a trovarmi questo nuovo ruolo, io inizialmente avevo un altro ruolo, però... Diciamo che oggi è stato un buon allenamento per la fase di interdizione, e dai, la sono cavata abbastanza bene quindi sono contento. Che voto ti daresti? Eh, sicuramente posso far molto meglio, però eh, è sufficiente. Noi dobbiamo, dobbiamo imparare tanto dai grandi perché comunque hanno una grande esperienza e ci, ci aiutano, ci danno una mano e poi quando il mister ci chiama dobbiamo farci trovare pronti. Potenza, dobbiamo fare una partita come oggi, concentrati, cattivi e sicuramente faremo bene. E ora le prime pagine dei tre quotidiani nazionali sportivi. Prima di tornare alle pagine di sport locali, Corriere dello Sport che apre così: CR700. Stasera, Ronaldo con una doppietta al Lussemburgo può tagliare un traguardo da leggende. Da leggende soltanto in 5 Bician, Pelero, Mario, Müller e Pusca stanno superato questa quota di gol in partite ufficiali. Cristiano li ha messi nel mirino, poi di Spalla domani. La Grecia all'Olimpico, l'Italia aspetta i gol di eh, Chiesa e poi ancora Lukaku. Doppietta e festa, il Belgio è già eh, qualificato. L'Under, ehm, l'Under 21 o azzurra ovviamente, non decolla e Ken eh, si fa mh, cacciare. Andiamo sulla prima della Gazzetta dello Sport, eh, lo Sport è qui: eh, miti ed eventi, che eh, entusiasmo a Trento per il nostro festival, per il Festival della Gazzetta dello Sport lo sport apertura con la divina Pellegrini il segreto non mollo mai e a Tokyo voglio essere protagonista ovazioni per Max e Moses Cairo le imprese di questi campioni insegnano al paese che sono fondamentali il rigore e la competenza. Poi ancora scendendo mondiali aperti VAR e Champions per tutti Infantino dice tornei allargati dicono a coppe per pochi club eletti collina e la tecnologia useremo anche l'intelligenza artificiale poi tra i vari richiami per la Formula 1, Tregua, Fettel, Leclerc, sì, ma vince uno solo, Bernal, Svetta Europa, dedicato a Pantani, trionfa nel Gran Piemonte, ora punta alla Lombardia. Poi di spalla, eh, rinnovi e spine, quadrato Juve, Mertens Napoli, eh, contratti bollenti. Le trattative donnarumma Dona Roma Milan e Andanovic Inter. Tutti i casi più difficili e le grandi alla eh, finestra. Ancora siamo sulla prima di tutto sport. Ronaldo Esclusivo mh, CR7 stasera torna nel suo stadio a Lisbona con la nazionale portoghese. Nostra intervista. Chi lo conosce bene gli era vicino fin dai primi passi nel mondo del calcio. Era un ragazzino che soffriva di nostalgia. Eh, sotto la testata, la maglia verde che sacrilegio, buon insegna, storico centravanti della nazionale anni 60 e 70. L'azzurro fa parte di noi, non credevo si potesse arrivare a tanto. Belotti, uno spettacolo. E poi, cuore Italia: il gol più bello al Bambin Gesù, dove ieri eh, c'è stata la visita. E mh, ancora Caos Milan, Gagliani Junior eh, attacca Boban e Maldini, scaricano responsabilità. Torniamo sui quotidiani locali, andiamo sul messaggero Abruzzo, Serie B, Pescara, il top è nella ripresa, la squadra di Zauri è la più prolifica del torneo nei secondi tempi, tre rimonte, il tecnico pensa al match con lo Spezia, sarà a disposizione anche il play eh, Palmiero. E poi le parole del centrale Mirko Drudi, porta inviolata, merito della squadra e andiamo ad ascoltare proprio Drudi. Mirko Drudi, difensore, Pescara ad Ascoli per la prima volta in stagione non ha preso gol, tra l'altro contro il miglior attacco del campionato. Belle notizie dalle Marche. Sì, assolutamente sì. È stata una partita giocata, secondo me, bene, con l'atteggiamento giusto, la voglia e la cattiveria giusta, quella di non prendere gol, di essere compatti, di fare una corsa in più per il compagno. Una partita equilibrata, difficile, un derby. E, però alla fine siamo riusciti a portarla a casa con due episodi nel finale, quindi eh, direi una giornata positiva. Rispetto alla gara col Crotone si è visto un altro Pescara con un altro modulo, fin troppo facile dire che con il 3-5-2 ora le cose stanno andando decisamente meglio, però questo cambio di gioco eh, è coinciso con un successo? No, ma i moduli sono importanti sicuramente, ma secondo me... Rimane sempre più importante l'atteggiamento che ha la squadra ecco, e deve essere quello che, che abbiamo visto domenica con l'Ascoli. Atteggiamento importante che cercherete di riproporre nelle prossime due gare casalinghe, Spezia e Benevento. Ora c'è la sosta, però il pensiero è già proiettato alla gara con i Liguri? Sì, sì, assolutamente lavoriamo già in proiezione di quella gara lì. E è fondamentale mantenere quel tipo di atteggiamento e. Perché in questo campionato è così, è un campionato equilibrato, difficile e quello secondo me viene prima di tutto, poi viene tutto il resto, i moduli, e la tattica, eccetera, eccetera. Sei arrivato per ultimo sul mercato, però sei diventato un titolare fisso di questo Pescara? Ma guarda, io sono venuto qua e mh, sto cercando di dare il mio contributo a questa squadra, ecco, e magari c'è stato qualche piccolo in topo nelle ultime due partite però ehm, la squadra lavora sempre bene sul campo io sto cercando di dare il mio contributo quindi eh, speriamo che la vittoria di domenica sia un punto di partenza per noi